ne sono andati. Alzati. Presto, Mario. Mario! 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 Tosca! Ti manderò a raggiungere il tuo amante! Ci vado da sola, canaglia! Hi, my name is Martin Ng and I am a baritone and welcome back to another episode on the Martin Ng channel. And today we go on to episode 2 of the Listener's Guide series. And once again, we have Daniele Garuti, musicologist, who will be talking about Tosca. Welcome, Daniele. Thank you once again for coming to my channel and talking about Tosca. Grazie, Daniele. Grazie dell'invito e grazie al tuo pubblico di aver apprezzato gli altri video. Mi fa sempre piacere ritornare e ritrovarvi per parlare di opera, di questa meravigliosa Tosca che amiamo tanto. Visto che parlavamo del fatto che la musica di Puccini ben si adatta a essere colonna sonora, io ho scoperto, proprio perché facevamo questo discorso, ho approfondito e ho scoperto questo film del 1941, che è proprio la rappresentazione cinematografica della storia di Tosca. Ed è interessante perché il regista ha scelto come musica il compositore più famoso per Tosca, cioè Giacomo Puccini. Infatti ha utilizzato alcune parti dell'opera inserendole come colonna sonora. E poi ho trovato questo film perché mi permette di introdurvi una personalità del mondo del cinema italiano molto importante, che è Luchino Visconti, che è stato aiuto regista, è stata una delle prime esperienze cinematografiche di questo regista italiano. E ci tenevo a parlarvene perché lui è diventato anche un grande regista d'opera, oltre che di cinema, ed è riuscito, forse anche grazie alla sua grande passione per il melodramma, a lavorare con Maria Callas dal 54 negli anni successivi alla Scala. E quindi, diciamo, il suo rapporto con l'opera, oltre a essere di fatto realizzato in teatro, è anche entrato in maniera molto prepotente nei suoi film. Uno in particolare lo ricordo sempre con molto affetto, è il film Senso, che è un film storico ambientato nell'Italia ottocentesca, per cui durante le guerre d'indipendenza, la proclamazione del Regno d'Italia, e quindi il tentativo degli italiani di liberare Venezia, i suoi territori, dall'occupazione austriaca. È bellissimo perché il film si apre con una scena del trovatore di Verdi che grida allarmi, allarmi, e c'è questo riferimento, no, al desiderio degli italiani, dei veneziani, di fare la guerra contro gli austriaci e di liberarsi dell'invasore. Quindi ci sono tutti questi piani di lettura differenti, tra cui quello della politica, anche che insomma ci fa ricordare come l'opera in quel periodo fosse il centro sociale della vita delle persone. Io ho visto la prima parte, come proprio hai detto tu, c'è questo l'apertura di Trovatore, quando il tenore canta allarmi, allarmi, e dopo il pubblico che viene in teatro a vedere questo spettacolo, subito dopo si sono alzati e gridano fuori gli stranieri, viva Italia! E questo ha proprio utilizzato la lirica come un'introduzione, come hai detto tu, per trovare un'ambientazione della trama del suo film. Sì, esatto, esatto. Questa capacità di utilizzare i temi di un'opera per dire qualcos'altro, no? Che è proprio, l'opera diventa un modo per veicolare dei messaggi, ma ce ne sono tanti esempi nel cinema. Sì,
tipo Pretty Woman, nei episodi precedenti stavo facendo un episodio sulle 10 musiche nella lirica più conosciute, e una delle opere è Traviata, e ho citato Pretty Woman perché troviamo esempi di l'opera utilizzato nel pop culture. Julia Roberts e Richard Gere sono venuti in teatro per vedere cosa? Per vedere la Traviata, ma non è soltanto una coppia chic che vengono in teatro a vedere uno spettacolo, ma sottolinea anche il fatto che la storia della Traviata è più o meno specchiata nella trama di Pretty Woman. Una cortigiana parigiana è una prostituta americana, quindi c'è questo parallelo, però la fine è completamente diverso, come sappiamo. Certo, certo. Ma quello che sono curioso è questo collegamento con Senso di Visconti e il nostro argomento oggi, Tosca. Qual è il collegamento che volevi stabilire? Al film Senso partecipa alla realizzazione un famoso regista che diventerà famoso negli anni successivi, cioè Franco Zeffirelli, che è stato collaboratore di Luchino Visconti per tanti anni, e che nel 64 produce Tosca al Covent Garden con Maria Callas, e in qualche modo riprende dal punto di vista dell'impostazione registica quelli che sono gli insegnamenti di Luchino Visconti per la messa in scena di Tosca. E veniva fuori il fatto che opera e cinema erano collegati da un legame profondo e molto forte. E secondo me c'è questo momento molto molto particolare, che è la fine del secondo atto, in cui proprio la regia iperrealistica che noi abbiamo visto fino a quel momento diventa addirittura una pantomima carica di simboli, perché la gestualità diventa centrale nella scena dell'uccisione di Scarpia. Ci sono i gesti descritti persino in partitura molto precisamente, che Zeffirelli sottolinea con un'enfasi molto, molto forte, molto particolare. Maria Callas in quel momento, anche col viso, partecipa in maniera molto intensa a questo momento, e quindi tutta la scena si carica proprio di un'energia e di un'efficacia molto, molto imponenti, grazie proprio alle note di regia che Puccini lascia sulla partitura e all'interpretazione, alla lettura iperrealistica di Zeffirelli. Il cinema in questo caso diventa opera, ma nel caso dell'opera è teatro nel teatro, è presente anche in Tosca, perché c'è. Perché Tosca è una cantante. Sì, e poi all'inizio del secondo atto c'è la scena in cui Scarpia sente il canto di Tosca dal fuori la finestra, no? Esattamente, esattamente. C'è questo intreccio molto geniale proprio, in cui gli eventi e l'ambiente circostante vengono evocati sulla scena attraverso degli stratagemmi che servono al compositore per far capire, per creare un ambiente, per creare una situazione e per permettere al pubblico di assaporare un'atmosfera che nel teatro d'opera puoi fare solo così, perché non è che hai la telecamera che ti porta in giro. Ricordo anche c'è la scena inizio secondo atto, no, in Palazzo Farnese, che lui sente, ascolta la musica che canta Tosca, e poi, come è scritto nella partitura, chiude la finestra, e anche quel punto la cantata di Tosca anche si interrompe improvvisamente, che per me è stato anche un colpo di teatro. Sì,
sì, già queste cose le utilizzava Verdi, per esempio anche il terzo atto di Traviata, quando c'è l'interno largo al quadrupede, c'è cioè il carnevale per le vie di Parigi, con Nina che apre la finestra. Queste sono situazioni abbastanza tipiche, però in Puccini vengono utilizzate, secondo me, in maniera ancora più efficace, perché sono protagonisti gli stessi personaggi principali. Secondo me un altro esempio più moderno, più vicino a noi, credo sia del 90 o del 94, non ricordo bene, è la versione Nei luoghi e nelle ore di Tosca, sempre con Domingo, Catherine Malfitano e Ruggero Raimondi. Lì l'operazione è ancora più verista e realistica, perché il regista televisivo, che era Andrea Anderman, decide di girare in diretta in televisione il primo, il secondo e il terzo atto nei luoghi e nelle ore in cui la Tosca si svolge. Per cui il primo atto si svolgeva nel pomeriggio nella chiesa di Sant'Andrea della Valle, e loro, la troupe televisiva, era lì, poi l'orchestra era collegata dall'auditorium con Zubin Mehta, quindi c'era anche un apporto tecnologico imponente per mettere questa trasmissione. I cantanti cantavano in chiesa, addirittura Domingo cadde scivolando da una passerella in scena, e poi il secondo atto invece è stato girato la sera a Palazzo Farnese, e il terzo atto è stato trasmesso alle 5 del mattino sul tetto, sul terrazzo di Castel Sant'Angelo.